chiuso in casa me ne sto, sigillato bene come una sardina, ma senza olio, tutta sola dentro la sua scatolina. Si sta comodi però, ma io fuori sento forte, lo so, il peso fluido della gente. Non è un peso muscolare, è un fatto di mente. Chiuso in casa me ne sto, io fermo immobile, io sempre in movimento, di paura non ne ho, ma non capisco se son triste o son contento, è un rifiuto che non so descrivere, non lo so comprendere, è il confronto che non ho per niente, credo solo sia un fatto di mente. E con il nuovo brano lanciato dal cantautore Marco Sanchioni apriamo questo approfondimento negli studi di Fauno TV, ovviamente insieme all'artista fanese. Ciao Marco, benvenuto. Ciao Simona, ciao a tutti. Chiuso in casa, è questo il titolo della canzone del nuovo album, eccolo qua, La pace elettrica. Sono davvero subito curiosa intanto di avere informazioni su questo album, 12 le canzoni, 12 brani, un album che già è uscito nei vari negozi di dischi e su tutte le piattaforme digitali. Partiamo dal titolo, La pace elettrica, perché? La pace elettrica è un titolo che parte da molto lontano, perché già negli anni Ottanta questa pace elettrica mi aveva un po' impattato. Esisteva una band chiamata Electric Peace, una band americana che faceva hard rock blues, e questo loro nome, La pace elettrica, Electric Peace, mi piacque fin da subito, tanto che mi comprai anche un album loro all'epoca, e mi sono tenuto questo nome, questo titolo, per molto tempo, fino a che l'ho voluto utilizzare per questo mio quarto album. Ed è un concetto, la pace elettrica, che può essere, come dire, esteso a varie situazioni. La pace elettrica potrebbe essere la tensione fra persone, fra due persone, in una coppia, in una famiglia, in una stanza con persone che stanno in silenzio, però no, hanno una tensione in corso. La pace elettrica è la guerra fredda, se vuoi, anche, allo stesso tempo. Ma la pace elettrica che preferisco io è l'energia che per me è un po' il tutto, che ci mette in comunicazione. E un po' quello che diceva Tiziano Terzani quando contemplava l'Himalaya sugli scranni, appunto, delle montagne dell'Himalaya, e diceva che la vita che gli circolava attorno era anche la sua. E quella pace elettrica di cui facciamo parte, di cui lui si sentiva parte, è un po' anche la nostra, secondo me, ed è... Ecco, un po' questa energia spirituale che permea tutto il mondo, che permea le persone, le cose, che ci mette in comunicazione, ci mette in collegamento. E dicevamo appunto La pace elettrica, il tuo ultimo lavoro, dopo Mite nel 2002, 10 anni dopo nel 2012, poi Dolcemente gridando sul mondo nel 2014. Ripercorriamo anche un po' la tua carriera, perché la musica ti appartiene fin da sempre, possiamo dire, 17 diciamo, anni, già fondato il primo gruppo, no? Poi considerando anche che prima ho fatto anche concorsi canori da bambino, quindi ho avuto un percorso quasi dall'infanzia, ecco, con la musica che mi ha accompagnato. A 17 anni è in Number 2, con cui abbiamo realizzato due demo e un mini album per la Igrise di Roma, e un'etichetta appunto indipendente dell'epoca, dei primi anni 90, fine anni 80, primi anni 90. E li vediamo anche in questa foto. Esatto. Successivamente ho intrapreso un percorso solista che mi ha portato a fare tre demo tape solisti, e finalmente nel 2002 il primo album, appunto Mite. Ho avuto modo nella vita poi di incontrare un po' tutte le mie muse ispiratrici, diciamo anche di persona, a cominciare da Francesco Guccini, quando nei primi anni 90 lavoravo per una radio, andammo a fare a casa sua un'intervista,
con un altro collega. Fu un momento molto, molto bello, molto importante. E successivamente poi ho incontrato Grant Hart degli Husker Du, che abbiamo incontrato con altri due componenti degli Enneper Two, con Francesco Battisti e Giuliano Antinori. Abbiamo una foto anche di questa situazione, in cui dopo un suo concerto abbiamo portato il nostro disco in omaggio a lui e abbiamo fatto questa foto assieme. E ho incontrato anche più di recente Bob Mould, altro leader degli Husker Du, quando è venuto in tournée in Italia circa 3 anni fa, e ho fatto una foto anche con lui, perché comunque insomma ne valeva la pena. Eh beh, certo, sono state quindi un po' le tue fonti di ispirazione. Sì, diciamo, certo, un po' il rock americano-inglese, ma soprattutto l'americano, e in particolar modo certi suoni, come dire, un po' punk, un po' paisley underground, che era un genere che andava negli anni Ottanta, che diciamo che è sempre in realtà permanente, non è una cosa, secondo me, decaduta, anche se oggi c'è tanta roba che va, che è molto, molto diversa, che magari molti giovani non ascoltano, ma ecco, un certo suono jingle jangle, un po' ispirato ai 60s, tipo i Rem. I primi Rem erano questo, e i Rem sono una grandissima band che ahimè non c'è più, ma insomma molto importante nella storia del rock. Ecco, quelle sono state le mie muse ispiratrici, sono stati i miei riferimenti, e tuttora lo sono dal punto di vista musicale. Testualmente non potevo non discostarmi dai cantautori nostrani, certo, che sono stati fondamentali per la mia formazione testuale, diciamo, nel costruire i testi, nell'essere ispirato, nel darmi una forma, no? Nello scrivere, nello stendere una canzone, nel crearla, nell'inventarla. Torniamo anche a questo album. Dicevamo, questi 12 brani, alcuni scritti più di recente rispetto ad altri. Esatto, ad esempio Chiuso in casa è un brano molto antico per me, l'ho scritto addirittura nel 2004 ed è rimasto nel cassetto per molti anni. A dire la verità, comparse tipo nel 2007, se non vado errato, 2008, in una compilation di gruppi locali qui della provincia, una cosa ideata da un gruppo culturale di Pesaro, che è molto solito, no? Mettere insieme un po' di gruppi locali per metterli nel CD, per divulgarli, eccetera. Ecco, io avevo questo brano nel cassetto e decisi di pubblicarlo in questa compilation. Poi dopo invece ritenni, visto che suonandolo dal vivo risultava un brano molto funzionale, diciamo così, piaceva alla gente, è anche molto radiofonico, perché non è molto abrasivo come gli altri. No, è orecchiabile. Quindi ho deciso di tirarlo fuori dal cassetto e metterlo nero su bianco in maniera definitiva, in maniera piacevole anche dal punto di vista degli arrangiamenti, dei suoni, eccetera, ed ecco Chiuso in casa che è qua. Nella descrizione hai scritto: c'è chi vive chiuso in se stesso nella casa della sua mente, sia pur vivendo in mezzo agli altri. Il brano è principalmente dedicato a loro. Esatto. E anche il videoclip, no? Si ispira proprio esattamente a quello che esprime l'intero brano. Il videoclip è esattamente questo, e devo ringraziare Davide Bertulli del San Costanzo Show, che si è prestato in maniera mirabile, dal mio punto di vista. Ha interpretato in modo magnifico la parte. Il personaggio con questa casetta in testa, che è la casa della mente di tanti di noi, che magari rimaniamo un po' chiusi in casa nella mente, un po' ritirati, e non abbiamo modo di aprirci veramente al mondo ed esprimerci e comunicare, no? E collegarci col mondo, tanto che poi alla fine del video Davide si toglie questa casetta, la butta, si apre e se la gode. In uno dei luoghi di Fano, poi, esatto, nella passeggiata dell'Lisippo, dove insomma era il luogo adatto per questa scena. E gran parte del video è stato girato in questa città. Sì, molte location sono appunto fanesi, altre location sono state trovate e appunto inserite da Falconara e da Ancona. Ma soprattutto il video è stato girato a Fano. Luoghi all'aperto, ma non solo, non perché solo, avete chiuso, insomma, certo, ripercorso un po' tutti quei luoghi che giornalmente frequentiamo. Una lavanderia, insomma, ci sono supermercato, ufficio, certo. Questi erano luoghi della quotidianità di una persona che quotidianamente vive la vita e che però vive chiuso dentro la sua mente, ed è una cosa, credo, molto diffusa. Sono situazioni che hai vissuto anche tu in prima Assolutamente. Persona? Assolutamente, non avrei scritto la canzone, perché è una mia. Scrivere una canzone per me è un'esperienza personale, e spesso e volentieri è una
un modo anche per scaricarsi, no? È vero. Un modo per è una terapia. Ecco, io dico sempre che scrivere una canzone per me è una terapia, perché è quando sei riuscito a scrivere quello che volevi scrivere, ti senti meglio, ti senti bene e sei felice. Veramente, trovi una soddisfazione veramente importante, credo che valga per tutti. Eh sì, riguarda chi un po' scrive. Tutti noi, riguarda. Certo. La pace elettrica invece, questo album, lo dedichi qualcuno in particolare? Ma in particolare non saprei, io lo dedico a chi lo vuole ascoltare, lo dedico a, dico una parola grossa, all'umanità. Perché beh, è un dono, insomma, un i cantautori dono. Donano questi brani. Esatto. A tutte le persone. Credo che sia un disco dei quattro, perché questo è il mio quarto album. È il più sentito, forse? Sì, forse è più sentito degli altri. Lo sento completo, uno di quei dischi che nel modo in cui l'ho scritto, nel modo in cui l'ho arrangiato, gli arrangiamenti sono sempre più o meno gli stessi. Io sono sempre un po' una via di mezzo fra Guccini e Nirvana, gli Uscredù, perché quello è un po' il mio bagaglio. Ma in questo caso sento di aver fatto una cura maggiore rispetto a tutto il lavoro finale. E quindi ecco, a maggior ragione lo voglio dedicare a chi lo vuole ascoltare, chi lo sente, a chi si sente di volerlo ascoltare. E ecco, ripeto, all'umanità, perché no? Perché alla fine un essere umano non può fare altro che condividere con il resto dell'umanità la sua creazione. Assolutamente, insomma, ci sono state anche diverse persone che ti hanno, no, giustamente aiutato, collaborato per la realizzazione, anzi, video, descrizione. Voglio ricordare i miei musicisti che partecipano all'arrangiamento e alla strumentazione, diciamo così, delle canzoni. Sono Diego Romagnoli alla batteria, al basso Alessio Vince Vincenzetti e alla chitarra Simone Cardinetti. Ecco, loro hanno suonato in questo disco, lo hanno fatto in maniera assolutamente mirabile, e abbiamo arrangiato insieme le canzoni. E, insomma, il prodotto da questo punto di vista è direi ottimo. E voglio anche ricordare i registi del video, certo, che sono Raffaele Filippetti e Mirko Cancellieri, che hanno appunto seguito un po' il video. Devo citare una terza persona, che è Alessandro Castriota, che oltre a essere il produttore assieme a me del disco, è anche colui che mi ha dato una mano nelle mie movenze del video mentre stavo cantando, quindi ecco, ci tengo a sottolineare anche la sua presenza oltre che nella produzione del disco, anche nella produzione del video. Dicevamo che questo album è già disponibile in tutti i negozi, sì, di dischi e anche nelle piattaforme digitali, è possibile trovarlo anche nel tuo sito marcosanchioni.it, quindi sì, certo. Il mondo del web ci aiuta sicuramente in questo a diffondere, quindi un ultimo lavoro, però sono curiosa di sapere se hai già dei progetti. Ma guarda, domenica 17 facciamo una presentazione ufficiale al Black Marmalade Records a Pesaro, uno degli ultimi negozi di dischi sulla terra, direi. E dove sono rimasti in pochi, purtroppo. Purtroppo è così. E dove farò un piccolo showcase acustico, sarà presente anche Elisabetta Marsigli del Corriere Adriatico. A che ora? Alle 18. Alle 18. Alle 18. E poi, altro appuntamento importante, venerdì 13 dicembre, nell'ambito di Rocca Barè alla Rocca Malatestiana, facciamo una presentazione, diciamo, full band con tutto il gruppo delle canzoni, e ci sarà anche la presenza dei due registi, Raffaele Filippetti e Mirko Cancellieri, perché presenteremo anche il video, e anche la presenza del regista di un mio precedente video, Gli intellettuali non salveranno il mondo, cioè Massimo Ottoni, che è un disegnatore che ha fatto questo video con la sabbia, e quindi presenteremo anche questo video, anche se è ormai datato, però ci sarà anche lui a presentare questo vecchio mio lavoro del 2015. Prima di farvi ascoltare la canzone per intero, vorrei chiederti anche informazioni su questa foto, perché è bellissima, bianco e nero. Una intanto. Foto scelta dal grafico che l'avevo in archivio, e siccome gli ho lasciato assolutamente, carta si chiama bianca, Francesco Pirro, che saluto, sì, carta bianca, ho detto guarda, tu ascolta il disco e dimmi cosa ti ispira. Lui ha tirato fuori questa foto dall'archivio e ha detto guarda, mi ispira questa cosa qui, io la vedo molto bene come pace elettrica,
questo bambino che entra in questa coltre nebulosa verso una casa, tra l'altro, ed era veramente perfetta, secondo me, rispetto al titolo dell'album e anche rispetto ai contenuti dell'album. Veramente bella. Non mancate quindi ai due appuntamenti, recitiamoli brevemente. Allora, il 17 di novembre al Black Marmalade Records, ore 18, showcase acustico, mentre venerdì 13 dicembre alla Rocca Malatestiana, nell'ambito di Rocca Barè, un concerto full band con presentazione del disco, presentazione anche del video. La pace elettrica, questo qua è l'album che potrete appunto trovare. Marco Sanchioni, grazie per essere stato nei nostri studi e per aver presentato questo tuo ultimo lavoro. Noi ci lasciamo con il brano Chiuso in casa. Grazie. Grazie. Chiuso in casa me ne sto, sigillato bene come una sardina, ma senza olio, tutta sola dentro la sua scatolina. Si sta comodi però, ma io fuori sento forte, lo so, il peso fluido della gente. Non è un peso muscolare, è un fatto di mente. Chiuso in casa me ne sto, io fermo immobile, io sempre in movimento, di paura non ne ho, ma non capisco se son triste o son contento, è un rifiuto che non so descrivere, non lo so comprendere, è il confronto che non ho. Per niente, credo solo sia un fatto di mente. Scorrere, io non so comprendere, resta poco, niente da rivivere, io anima silente, io stanco dolcemente, chiuso in casa me ne sto, io ci penso, non è poi così facile. Convinzione mia che ho, sarà il tempo forse niente, sarà un fatto di mente.